Ciao, sono Blue Shoe, a.k.a. Max Power. Forse vi ricorderete di me per altri video sul barbecue come oggi facciamo delle ribs o oggi facciamo il pulled pork. Oggi, invece, faremo qualcosa di leggermente diverso, ovvero faremo una ricetta presa direttamente dai Simpson. Chi vuole costolette di maiale? Oh, oh, scusa, Marge. Temo che questo meritino il mio voto più basso, eh? A 7 pollici in su. Ti sono sempre piaciute le mie costolette. Marge, scusa, ma tu cucini solo con due mosse. Impani e friggi. A te piace impanato e fritto, lo inciupi persino nel caffè. La gente cambia, Marge. Il mio palato è diventato molto più sofisticato. Ah, sì? Cos'è un palato? Oh, è un momento speciale nella vita di un ragazzo quando devo andare! Ok, avete capito cosa andremo a fare? Sì, andremo a fare le bracciole di Homer Simpson. La traduzione italiana non è mai stata uguale, cambia da puntata a puntata. Quindi oggi andremo a fare qualcosa di simile e tipico della cucina americana, ovvero delle braciole di maiale impanate e fritte, e accompagneremo il tutto con una salsa barbecue al caffè. Così potremo inzupparle. Abbiamo bisogno di braciole di maiale, farina, uova, spezie, in particolare pepe nero e finocchietto, pan grattato e dell'olio per friggere. Let's go! Per prima cosa dobbiamo sbattere le uova. I Simpson sono pieni di canzoncine un po' così, perfette per sbattere le uova. Appunto, c'è La mia mortadella ha un nome, è Homer, Homer, Homer. Oppure Mi rado le spalle, le faccio liscine, liscine. O Mindy, mi impuzzi e mi spruzzi d'amore. Poi prendiamo le nostre spezie, pepe nero e finocchietto, e li mescoliamo insieme alla farina. Il procedimento è super semplice. Prenderemo le braciole, le passeremo nella farina, poi nell'uovo e poi nel pan grattato. Sempre, se riuscite, a lavorare con una mano sporca e una pulita. Ovvero una mano toccherà l'uovo, mentre invece l'altra rimarrà asciutta. Facciamo il doppio inzuppo? Facciamo il doppio inzuppo. Perché inzuppare due volte? Perché uscirà super croccante. Questo è il segreto di una poratura super crunchy. Sfrutto l'occasione per fare uno shout out a tutti i tagliapietre. Voi sapete a chi mi riferisco? We do, we do. Come direbbe Homer? Mitico. Mitico! Raga, conosciamo tutti l'unico trucco per vedere se l'olio è davvero arrivato a temperatura. La mollichetta di pane. Siamo pronti per friggere le nostre braciole. Quanto devono andare? Direi 3-4 minuti per lato. Dipende dalla croccantezza. Non riesco a dire croccantezza! 3-4 minuti per lato. Dipende dalla croccantezza. Timer, 4 minuti. Certo, 4 minuti. A partire da adesso. Cosa dire su questa ricetta? Gli americani friggono tutto, qualsiasi cosa. Ma i peggiori del mondo sono gli scozzesi.
Gli scozzesi fanno questa cosa in cui friggono un Mars, lo prendono, lo impastellano e poi lo friggono. Oddio! Croccantezza. Cioè mia mamma mi guarda malissimo dietro di te. Le bracciole sono pronte. L'unica cosa che manca è la nostra salsa barbecue al caffè fatta in casa. Vi lascio il link nella descrizione con un tutorial su come farla. Super semplice. Ok, abbiamo impanato, abbiamo fritto, le abbiamo inzuppate nel caffè. Adesso rimane una sola cosa. Assaggiare. Cioè, ragazzi, allora si sente leggermente il finocchietto, la salsa barbecue al caffè ci sta da Dio. Buonissimo. Adesso capisco perché Homer ci sta sotto. Croccantezza. Queste erano le bracciole di maiale con salsa barbecue al caffè di Homer Simpson. Se vi è piaciuto lasciate un like, condividete. Se volete vedere altre ricette del genere, magari sempre del mondo dei Simpson, della TV, del cinema, fatemi sapere nei commenti e cercheremo di rifarle. Questo era Blue Shoe, BBQ da Blue Shoe, un amore. Peace. Croccantezza.